Non è per niente male, mi sarebbe piaciuto anche a me andare a New York, ma purtroppo. Sai, quando uno è troppo forte non lo chiamano, no? Cioè, one shot allora, perché io l'ho fatto Tira prendere. uno. Oh my god! E niente, Nice. ragazzi. Ma chi è che mi spara da non so dove? Continua a sparare. Sono sopra là. Ma guarda quei tipi furbetti. Come sapete, spero così per la grandissima. Oggi, ragazzi, porto un super video. Come vedete, sono con la maglia del team. Perché oggi, ragazzi, andrò a fare un duo con l'unico giocatore italiano che si sia qualificato alla World Cup di New York di Fortnite. Sto parlando, ragazzi, di Samsung Carnifex. Avrete comunque modo di conoscerlo durante il gameplay. Vi lascerò comunque i suoi social qua sotto in descrizione. E devo dire che sono veramente molto contento che il nostro team sarà presente a New York. Lui si è qualificato tramite le mappe creative. Io avevo fatto un video, ragazzi, del Rubius in cui potevate qualificarvi per andare a New York. Quindi io ve l'avevo detto, lui c'è riuscito, non con il Rubius, ma con la mappa di un altro YouTuber. Comunque lo scoprirete durante il video. Prima di partire, come sempre, saluto Elisa. Gerardi che mi ha seguito su Instagram, link qua sotto in descrizione, seguitemi in tanti perché arrivano tante novità, soprattutto con il team. Vi dico di mettervi super super comodi, prendete la vostra Coca-Cola, popcorn ed ora sì, come sempre. Let's go. Va bene ragazzi, iniziamo qua. Come vedete sono con il signor Carnifex che fa parte dei Samsung, siamo un mio collega ed è l'unico italiano che si è qualificato alla World Cup nella parte creative, quindi prego, ti lascio uno spazio per presentarti al volo. Intanto che scendiamo, cerchiamo di non morire. Mi chiamo Edoardo, in arte Carnifex, appunto. Carnifex. Due giù. Wow, quanto loot c'è qua? Ma c'è un altro qua sopra. Penso io, intanto tu continua a raccontare. Sì, dicevo, mi chiamo Edoardo, mio nickname è Carnifex e sono attualmente un giocatore professionista per i Samsung e niente, ho giocato in passato professionalmente a Overwatch e mi sono spostato di recente su Fortnite, appunto. Capito. Dalla season 7 mi stavi dicendo, Dalla vero? season 7, sì, più o meno iniziato in season Ok, 7. ok, Con un po' di quit e ritorni vari. ok. Capito. E come sei riuscito a qualificarti? Hai fatto qualche mappa? Perché io avevo provato quella del Rubius che ci avevo fatto anche un video, però poi non è che c'era stato molto Sì, dietro questa cosa. ho provato due mappe. Ho provato la week 4, Ma la che tua scheda, era. aspetta, la tua scheda, io intanto sto parlando, ma la tua scheda È dove in cavolo? cima, Come proprio in cima, su in cima. faccio uscire da qua? Arrivo, 20 Dovresti secondi. farcela. Sì, penso che ce la fai, easy. Mamma, io stavo parlando, ma mi dimenticavo della tua scheda. Mi Me ne ho scartato pure io, ti dirò. È qui serve, mi sotto il tizio, mi serve, sa, eh. È sceso giù. Eccolo. mi serve. Interessante. Era un po' perso Spada. questo. Comunque, dicevo, ho provato a qualificarmi nella settimana 4 e nella 6. La 4 era quella. Era la deathrun, quella da 100 livelli, e non ci sono riuscito. E mi sono qualificato invece nella 6, che era la mappa fatta da un tedesco, Spandau si chiama. Una mappa praticamente con degli zombie, avevi 4 minuti e dovevi fare più punti possibili in 4 minuti. Ok. Ok. E sembra una roba, cioè, una roba neanche troppo complicata, ma in realtà, cioè, è stato stracomplesso riuscire a fare quel punteggio, cioè, veramente un sacco di meccaniche, sì, quella mappa lì. Cioè, ogni giorno che giocavo, e ho passato un sacco di ore a giocarlo per una settimana, ogni giorno che giocavo quella mappa scoprivo qualcosa di nuovo che mi faceva fare più punti, robe varie, quindi, cioè, veramente è stato. Quindi sei stato dietro proprio giorni e Sì, ho fatto 8 giorni, ho giocato 14 ore al giorno per 8 giorni, ma è Madonna. impossibile. Madonna, No, vabbè, e stavo ci siamo morendo. riusciti, quindi ad andare a questa Sì, quello è finale. stato Allora, l'importante. ti lascio due scildini, scudone e le armi sono là dentro. Non è per niente male, mi sarebbe piaciuto anche a me andare a New York, ma purtroppo. Sai, quando uno è troppo forte non lo chiamano, no? E questo weekend ti sei qualificato alle finali del trio? Perché le ho giocate, ma io per pochi punti non Sì, ci sono siamo passato. qualificati alle finali, ma poi le finali non sono andate troppo bene, diciamo. Ok. Stati problemi tecnici. Sì, Però, cioè, chi se ne, cioè, se io fossi qualificato a New York, chi se ne. no, infatti, no, non mi importa più di tanto, sinceramente. Oh, ma qua c'è un sacco di loot veramente, Eh cioè, sì, ogni angolo. questa del block qui, cioè, boh, è broken. Dicevi, prima giocavi ad Overwatch, a livello Sì, competitivo. ho giocato professionalmente per 3 anni ad Overwatch. Ok, e com'è stato questo cambio da Overwatch a Fortnite?
Diciamo all'inizio è abbastanza traumatico. Ok. Più che altro perché su Overwatch c'è il classico FPS che devi premere, cioè c'hai tre tasti e basta. Certo. Qua, cioè, il problema principale mio è stato appunto quei tasti che avevo mille cose da premere, avevo 5 slot di armi, 40 slot per buildare, poi le trappole, tutte queste cose qua, quindi il problema principale è stato quello per me. Mm-hmm. Però vabbè. Vabbè. E dimmi un po', cioè tu adesso con Fortnite vuoi... Come ti vuoi specializzare? Come giocatore competitivo delle Battle Royale? Oppure proprio nella parte creativa dove tra l'altro sei riuscito a passare? Faremo... Cioè, questa cosa ne avevo già parlato con il mio compagno che è entrato con me nei Samsung, che si chiama Artier. Faremo... Okay. Artier, esatto, sì. Faremo sia il Battle Royale che il creative, dato che hanno già annunciato tornei per entrambe le modalità. Vogliamo provare appunto a competere su entrambe. Vediamo come va. Ovviamente la parte creativa, cioè, diciamo, è quella in cui siamo... Abbiamo già esperienza, ecco. Sì, io devo essere sincero con te perché mi hanno chiesto un'opinione quando hanno saputo che ti eri qualificato su di te. Io non ti conoscevo, ho visto un po', sono andato a vedere il canale, su come l'hai passato eccetera, però già il fatto che eri già operativo su Overwatch e sei comunque riuscito a qualificarti vuol dire che dietro c'è tanto lavoro, perciò sono contento che ti sei unito al nostro team. È ritornato. Ritornato, è vero, perché tu eri nella parte Overwatch con Samsung. Esatto. Direi che sei stato bravo a non rimanere fermo, no? Sì, no, cioè quando mi sono lasciato qui Samsung, che è stato un anno fa, poi ho continuato su Overwatch, ho partecipato alla World Cup di Overwatch nel 2018 anche. Mm-hmm. E comunque qua non si trova nessuno, cioè sto game, ho partecipato alla World Cup di Overwatch e poi verso dicembre più o meno mi sono fermato con Overwatch. Poi ho giocato un po' ad Apex quando è uscito Apex. Sì, ho giocato un po' anch'io, però dopo... Diciamo che non è stato secondo me all'altezza di stare dietro a tutta l'utenza che è arrivata. Sì, esatto. Poi più che altro anche la parte competitiva, diciamo che... Non era preparato. Non si vedeva nulla. Quindi ho deciso di lasciar perdere. Sì, sto arrivando. E però... poi vabbè, mi sono rimesso su Fortnite questo giugno. Beh. C'è uno lì che corre. Bianco. Gente dietro o no? No, è il bug da glider. Bianco. Una volta. Cioè one shot allora, perché gli ho fatto 30. Oh my god! E nice. Niente ragazzi. Oh, dietro di me. Arrivo. Chi è che è? Oh, due splash. Tranquillo, non so chi. No. Cioè mi spara. Era lì sopra, era lì sopra. C'è uno anche a sinistra. Tiro lo splash. Ho un jump, addio. Ok. Uscirei quello sopra in high ground, io vieni. Vai. Ha preso qua con la palla? Sto scendendo. Da uno. Dato. Nice. Easy. È bianco, un caramelito. Anche vado l'altro è bianco. Arrivo. Ce n'è uno qui, bianco anche lui. Ma dov'è? Non c'è più. Dove sta? È lì sul mio ping rosso. Arrivando. Ho atterrato questo. Oh, mi ha fatto malissimo. Andato. Ma chi è che mi spara da non so dove? Sopra là. Ma guarda quei furbetti. Yes. No. No. Me la spaccate, non ci credo. Ma vuoi fare creative fight? Il problema è che non c'ha molti materiali per farlo. È per quello, cioè magari. Ah, no, sono morto, non ce la fai. Te l'ho buerto, ragazzi. Ti prego, Carifex. Oh, l'hai ucciso, bravissimo. Hai salvato la partita. Ora devi scendere e prendere la mia scheda. E ragazzi, il nostro Carifex tagliato. No, com'è che era? Tagliatore di teste? Sì. Mamma mia. Ci porta questa partita, ce la salva. E vediamo se riusciamo anche a vincerla. No, io mi fido di te, completamente.
Oh, attenzione, sto per ritornare, ragazzi. Sto per ritornare. Vediamo se torna come qua. Sono tornato con il pump, materiale, tutto mi ha lasciato. Sono contentissimo. Vai, facci vedere. Tu mi hai detto che ti... cioè, sei uno sniper provetta, nel senso che era il tuo ruolo preferito, no? Il problema è che non ho uno sniper. No, ma come? Prima io l'avevo visto in giro un bar. Oh, andavo segnato. Slot per portarlo dietro. C'erano due bolle a destra. Vabbè, ma che è? Ma tutti con la bolla? Sì, tutti con la palla, cioè. Ok, io no. Ho rotta, 44 rotta. Li ho fatto. No shield, no shield. Perfetto, cioè, amico, vediamo se arriva o non arriva. Queste kills devono essere. Una a terra. Nice. Devi fare entrambi, dai. Dati tutti e due. Ah, mi avete dato materiale, ragazzi. Mo' siete finiti. Siamo a 9 kills, ne mancano altri 4. Ce li ho visti qua a destra. Sì, erano qua in giro. Là sotto, là della dentro. Hai qualche granata? Oh, bella. Le stinghe, le stinghe. Vai, vai. Tunnali. Aspettando entrambi. No, no, no. Tranno la palla. Uno. Vabbè, ma questi che stanno giocando. Ok. Ma dove è rimasto su? Guardalo. Ha dato una shadow. Ok. È rotto anche da lui. 42 blu li ho fatto. Sto avanzando. Credo che li stiano facendo il segno. Quello di destra lo stanno sparando. Aspettando entrambi. Quello lunghissimo. Ah, scusa. Una terra. Ha usato un'altra shadow. Dovrebbe essere ancora qua dentro. Strike su di noi, attento. What? Ok, vedo l'altro, sta scappando di qua. Ci sono anche gli altri, eh? Sì, lo vedi. Prendo light. Bravissimo. L'ultimo è qui sotto. No, no, l'ultimo è qui sotto. L'ultimo? Ah, ne manca ancora uno, questo è un altro. Bravissimo, GG, quante kills hai fatto? 8. Io 10, 18, onesto, onesto, per fare un duo insieme al nostro Carnifex. Nuovo e vecchio, perché come vi ho detto era già in Samsung, ma nella parte Overwatch. Ma adesso è il nuovo componente di Samsung in Fortnite. Quindi ti ringrazio della compagnia, spero ragazzi che abbiate apprezzato questo giocatore. Vi ricordo che è l'unico italiano che va a New York e vedremo cosa combinerà a New York. Carnifex, ti auguro buona fortuna anche lì. Grazie perché mille. Tanti tanti soldini. Eh già. Speriamo bene. Mi raccomando, ragazzi, un bel pollicione in su. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Niente, fate così bravi. Ciao Carnifex. Ciao a tutti. Ciao a tutti.